Benvenuti a questa puntata speciale di Frame dedicata al mondo del Giappone. Insieme vedremo come il Giappone si comporta nei confronti del divertimento elettronico e digitale. Iniziando da una rivista famosissima, settimanale unica al mondo, che si occupa proprio di divertimento elettronico, ovvero Famitsu. Anche se non vivete nel paese del Sol Levante, vi sono sicuramente familiari i nomi dei grandi produttori giapponesi di videogiochi come Nintendo, Konami e Sega. Ma se non vivete in terra nipponica, difficilmente avrete sentito parlare di Famitsu. Eppure Famitsu non è solo la voce più autorevole nel campo dei videogame giapponesi, ma è anche la più grande rivista al mondo del settore. Famitsu è la più grande rivista giapponese di videogiochi. Prima si chiamava Famicom Tsushin. Famicom è un diminutivo per Nintendo Family Computer e Tsushin in giapponese significa trasmettere o diffondere. Famitsu è l'abbreviazione di Famicom Tsushin. Oggi il nome Famitsu è popolare tanto quanto Nintendo. Famitsu è una rivista settimanale conosciuta non solo in Giappone, ma anche a livello internazionale. Credo che sia l'unico settimanale di videogiochi in tutto il mondo. Vendiamo 800.000 copie alla settimana, più di qualsiasi altra rivista specializzata del settore. Su Famitsu si trovano le informazioni più dettagliate sul mondo dei videogiochi. Ogni settimana riportiamo le notizie sui titoli appena usciti e diamo consigli su come giocare. Ma il fiore all'occhiello sono le recensioni. Famitsu ha un tale potere nel mondo dei videogiochi da determinare un incremento nelle vendite con una sola recensione favorevole. Anche personaggi di spicco come Miyamoto tengono conto del parere di Famitsu. Nella rivista c'è una sezione chiamata Cross Review, in cui quattro specialisti recensiscono e valutano i videogiochi appena usciti. Famitsu ha un enorme potere sul mercato. Per questo i creatori sono impazienti di leggere i commenti espressi. Loro sanno che influenzeranno le vendite. Io stesso ho appeso alle pareti dell'ufficio i ritagli di giornale con le recensioni dei miei giochi. Oltre alla sezione Cross Review, c'è anche una rubrica in cui i lettori possono esprimere le loro opinioni sui giochi che più attendono. La cartolina per votare i giochi preferiti è allegata alla rivista. Il lettore può esprimere tre giudizi per tre titoli diversi e ogni settimana aggiorniamo le classifiche con i nuovi punteggi espressi. I lettori hanno i loro pareri, ma quali sono i giochi preferiti dallo staff di Famitsu? Il mio preferito è Final Fantasy XII. I giochi di ruolo sono molto apprezzati in Giappone e in vetta alle classifiche c'è la saga Final Fantasy. L'ultimo episodio si presenta come il più spettacolare, almeno da quanto abbiamo potuto osservare in quest'anteprima. La qualità è ottima e il creatore è davvero eccezionale. Recentemente ha creato Final Fantasy Tactics. Il suo nome è Matsuno e io lo considero un vero e proprio genio. Sono convinto che riuscirà a creare un nuovo mondo Final Fantasy. Anche il signor Kato preferisce un gioco di ruolo. Se parliamo di un gioco di successo, mi aspetto molto da True Fantasy Live Online, un gioco di ruolo online su Xbox. Sono davvero impaziente. Strano che un giapponese prediliga un titolo come questo. Vedremo se Famitsu continuerà a sostenere Xbox, malgrado le vendite deludenti sul mercato nipponico. La più grande rivista giapponese di videogiochi ha obiettivi ambiziosi. Intenderà espandersi? Ogni paese ha un background diverso. Sarebbe bello poter trovare partner all'estero per esportare e vendere la nostra rivista in tutto il mondo.
Abbiamo in mente molti progetti per Famitsu. Vorremmo pubblicare la rivista all'estero e fare qualche breve apparizione in televisione o alla radio. I media hanno molto impatto sul pubblico ed è per questo che vogliamo cercare di coinvolgerli per espanderci il più possibile in tutto il mondo. È questa la strada che percorreremo in futuro. Visto il successo riscosso in Giappone, l'influenza di Famitsu non tarderà a diffondersi. Sappiamo che i giapponesi hanno una morale piuttosto rigida e quindi giochi considerati particolarmente violenti sono stati vietati. Ma le cose stanno cambiando e la dimostrazione ce la dà GTA, un gioco che ultimamente ha venduto molto bene. GTA, Grand Theft Auto, è una delle serie più famose, con oltre 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma è anche una delle più controverse. GTA 3 è uscito nel 2001 negli Stati Uniti e in Europa, ma in Giappone è una novità. Prima del lancio, Shigeru Miyamoto, figura di spicco nell'industria dei videogiochi, nutriva qualche riserva. Alla Nintendo sappiamo che è un gran bel gioco, ma dubitiamo che sia adatto ai bambini. Dobbiamo tener conto delle implicazioni sociali dei videogiochi. L'influenza negativa che GTA potrebbe avere è più importante di qualsiasi successo o guadagno. Per quanto lo trovi interessante, sarei a disagio se riscuotesse troppo successo. Con queste premesse, Capcom, distributore del titolo in Giappone, ha dovuto faticare non poco. Il gioco ha suscitato polemiche in tutto il mondo. C'è voluta un'opera di convincimento in Giappone. Fino a poco tempo fa, in Giappone, non esisteva un criterio di valutazione per impedire che i giochi per adulti venissero venduti ai bambini. L'avvento di CIRO, Computer Entertainment Rating Organization, ha cambiato la situazione. GTA non poteva uscire in Giappone perché non esisteva ancora un'agenzia di rating. Prima che il sistema di valutazione fosse introdotto un anno fa, tutti i titoli venivano venduti indiscriminatamente. Ora invece i giochi sono suddivisi in base a fasce d'età. L'ultima categoria è quella dai 18 anni in su. Data la riserva del Giappone nei confronti dei giochi violenti, GTA 3 è stato adattato al mercato giapponese o i gamer del sollevante hanno accettato la violenza occidentale? Non abbiamo apportato modifiche sostanziali. Abbiamo introdotto sottotitoli in giapponese. Hey, Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. Ma l'originale inglese è rimasto. Siamo rimasti il più fedeli possibile all'originale. A tre giorni dal lancio, il titolo aveva già venduto 120.000 copie, conquistando il secondo posto in classifica su Famitsu, la rivista giapponese più accreditata del settore. Sia GTA 3 che il controverso sparatutto occidentale The Getaway sono stati presentati all'ultima edizione del Tokyo Game Show, dove hanno partecipato comparse travestite da agenti, gangster e prostitute. I gamer giapponesi hanno potuto verificare di persona la violenza del gioco. Sono i giocatori che devono giudicare. La censura non è necessaria. È divertente investire la gente. È giusto che i minorenni non possano giocarci. È divertente picchiare e uccidere i passanti. E ti pagano pure. Ora che GTA 3 ha sfondato in Giappone, l'industria intende sfruttare l'interesse verso i titoli occidentali. Stiamo cercando di importare i migliori giochi occidentali perché abbiano successo anche qui. GTA ha avuto molto successo e il numero di giapponesi che apprezzano i giochi occidentali cresce. Sono sempre più i fan che li trovano divertenti. Siamo destinati a vedere sempre più titoli stranieri in Giappone. Nonostante l'opinione dei grandi nomi giapponesi, sembra che il sollevante stia sviluppando una passione per lo splatter occidentale. Ma i giapponesi non giocano soltanto con PC e console, sono anche grandi frequentatori di sale giochi, soprattutto prima o dopo le ore di ufficio.
Con una popolazione di oltre 20 milioni, Tokyo può essere definita caotica, e lo è ancora di più nel distretto di Shibuya. Questo è il regno di gadget, games e sale giochi. Da mattina a sera qui domina l'azione. Apriamo alle 10. Anche se hanno da fare, la gente comincia a fare la coda dalle 6 del mattino. Con le loro luci scintillanti, le sale giochi funzionano da specchietto per le allodole di tutte le età. Il nostro target sono gli adolescenti e i giovani intorno ai 30 anni. I nostri clienti hanno questa età. Comunque non è solo una questione di giochi. A quanto pare questi posti sono perfetti per fare nuove conoscenze. Faccio l'impiegato e frequento la sala giochi con i colleghi. Così siamo diventati amici. A quanto pare, infatti, più che per 3D, realtà virtuale e sparatutto interattivi, sembra che i giapponesi vadano matti per Minnie. E se non siete bravi con il braccio automatico, niente paura. Il personale sa come aiutarvi, facendovi vincere quello che desiderate. Se credevate che questi luoghi fossero frequentati solo da ragazzi single, date un'occhiata. A Tokyo ci vanno tutti. Direi che c'è un 60% di uomini e un 40% di donne, ma dipende dal posto. Abbiamo giochi diversi e tipi di clientela diversa a seconda dei punti. Nelle sale del centro come questa l'atmosfera è accogliente e ci vengono molte ragazze. Guardate, si sono fatte la foto. Le sale sono dominate da slot machine, in cui si inseriscono gettoni e si vincono gettoni. Ma c'è anche un gioco sul calcio, World Class Champion Football. Il vostro ruolo però sarà quello di allenatore e utilizzerete le carte anziché i pulsanti. La collezione di carte è divertente, ma il ruolo dell'allenatore è ancora meglio. Molti di quelli che giocano sono appassionati di calcio e quindi sperano di diventare allenatori e guidare una squadra. Questo è l'elemento entusiasmante. Compresi i tempi di attesa, si sta dalle 2 alle 3 ore in sala giochi. Io ci vengo 3-5 volte alla settimana, raramente solo una volta al mese. Da quando mi sono appassionato a questo gioco vengo molto spesso. Speriamo che il capo non lo stia aspettando. Ma non tutti hanno velleità tattiche. Gli studenti che si precipitano qui dopo la scuola sanno come divertirsi. Vanno dritti a farsi fotografare. Queste non sono le solite fotografie pronte in 3 minuti. Qui le immagini possono essere personalizzate. Questo non si scrive in un luogo pubblico. Qual è il modo migliore per ricordarsi delle compagne di scuola? Esclusa la cocca del professore che viene eliminata. Forse questi uomini con la maschera d'oro che ballano e cantano il rap non sono quello che ci si aspetta da una sala giochi high-tech. Sarà per questo che molti preferiscono giocare a casa? E continuiamo a parlare di divertimento elettronico. Dovete sapere che ogni anno a Tokyo si svolge una fiera particolarmente importante in questo senso. Si chiama Tokyo Game Show. L'edizione di quest'anno si è tenuta alla Makuhari Messe, alla periferia di Tokyo. Presenti tutti i grandi nomi del settore con le ultime novità. Tokyo Game Show 2003, kaikai itashimasu. Già all'apertura correva voce che una novità avrebbe scosso il mondo dei videogiochi. La novità è che non ci sono novità. Mancava un nome importante al grande evento, Nintendo. Il colosso giapponese ha infatti organizzato una mostra tutta sua, lo Space World. Il presidente di Nintendo, Satoru Iwata, ha partecipato comunque al Tokyo Game Show, lanciando un allarme per il futuro dell'industria giapponese. Lo scorso anno è crollato sia il mercato dell'hardware che quello del software. È diventato evidente agli occhi di tutti che le aziende di software hanno notevolmente ridotto il fatturato. Sfortunatamente, questa tendenza si è protratta anche quest'anno. Per le aziende che hanno partecipato alla fiera, l'importante era farsi notare. Tutti i grandi nomi hanno sfoderato le armi per catturare l'attenzione del pubblico. La
Le più importanti etichette giapponesi erano raggruppate in un unico padiglione, mentre Microsoft è stata relegata in un salone secondario. Secondo alcuni esperti, questo è l'effetto del mancato successo di Xbox in Giappone. Credo che l'introduzione di Xbox in Giappone sia stata un errore madornale. Non lo dico solo in riferimento alla scarsa importanza che ha assunto al Game Show. La presentazione e la distribuzione in Giappone sono state un fiasco fin dall'inizio. Per avere successo si può seguire la ricetta di Sony. Una valida soluzione di marketing può catturare l'attenzione del pubblico. Un esempio? La borsa di iToy. Ci sono borse arancioni ovunque e saltano subito all'occhio. All'edizione di quest'anno la borsa di iToy è diventata un simbolo. Molti dei visitatori del Game Show erano curiosi di vedere i nuovi giochi che vi mostreremo nel corso della puntata. Ed è proprio grazie al Tokyo Game Show che abbiamo scoperto i giochi preferiti dai giapponesi, molto diversi da quelli europei o americani. L'evento ha attirato oltre 150.000 visitatori, tra cui fan incalliti e famiglie di curiosi. Ma tutti ci sono andati per lo stesso motivo, i giochi. L'ultima edizione si era concentrata sugli sparatutto e i giochi riproducevano soprattutto ambienti acquatici. Quest'anno i titoli hanno una caratteristica tutta giapponese, i samurai. Tutti gli editori hanno presentato un gioco di questo tipo. Tra questi Onimusha 3, Magatma di Microsoft e Ninja Gaiden di Tecmo. E alcuni erano particolarmente realistici. Uno dei titoli più acclamati è stato Seven Samurai di Senmi, che ha anche alle spalle una squadra di talento, comprendente due dei più famosi registi giapponesi, un compositore di fama mondiale e gli animatori europei più influenti del mercato. Il gioco si basa sul film omonimo diretto dal leggendario Akira Kurosawa. Mobius ha curato il design dei personaggi e Ryuichi Sakamoto ha scritto il tema iniziale e conclusivo. Ma tra i tanti giochi tecnologici d'avventura, uno spicca su tutti. Relegato in fondo a un padiglione, Katamari Damashi di Namco ha sorpreso persino lo sviluppatore. Se all'edizione di quest'anno avessi dovuto scegliere un progetto in veste di giudice, senza pensare alle vendite o alla mentalità dell'utente, ma per favorire solo l'industria, avrei optato per Katamari Damashi, ne sono sicuro. In origine, il gioco era destinato solo al mercato giapponese, ma dopo il successo del Game Show, Namco sta valutando la possibilità di distribuirlo in Europa e in America. Sono davvero sorpreso. Non avevamo nemmeno deciso la data di distribuzione. Non pensavamo di arrivare a questo punto. C'è una storia dietro tutto questo. Nello spazio, un dio si ubriaca e distrugge la sua stella. Uno dei figli lo insulta e gli dice di costruirsi una nuova stella utilizzando l'immondizia della Terra. È un gioco tutto creato sulla spazzatura. Tra tutti i titoli nuovi c'è ancora spazio per i classici, tra cui la pietra miliare Space Invaders.
Come al solito, i produttori hanno attirato l'attenzione dei consumatori con belle ragazze, ma anche con stravaganti travestimenti. Quelli però che hanno catturato maggiormente l'attenzione sono quelli della comunità degli artisti cosplay, composta da gamer talmente appassionati da vestirsi come i protagonisti. Questo si è visto al Tokyo Game Show 2003. Nessuna grande novità, ma tante chicche e qualche nuovo gioco esplosivo. Tra i giochi importati dal Giappone che sono arrivati anche in Italia e in Europa e hanno avuto un grandissimo successo, sicuramente ricordate il karaoke, e che se in Italia non ha più grande seguito, in Giappone invece continua a vivere alla grande. Vediamo. Potenziali idoli del pop, attenzione, gli altri si tappino le orecchie. Konami ha trasformato la PS2 in una karaoke machine con il suo ultimo titolo Karaoke Revolution. Afferrate il microfono e cantate seguendo le parole a video, cercando di prendere la tonalità giusta e andare a tempo. Potrete scegliere tra 35 successi da Hit Parade, andando dal rock al soul. C'è spazio per tutti i gusti musicali. Il comparto audio è un tripudio e i brani identici a quelli originali. La base vi aiuterà, anche se starà a voi seguirla. La grafica e le animazioni sono buone, ma il lato divertimento, e usiamo il termine nel senso più ampio, che conta, non il numero di pixel. Le modalità di gioco sono tre: karaoke, arcade e showtime. Vi faranno passare da semplice cantante di piano bar a idolo delle folle. Anche se in modalità karaoke le parole vengono visualizzate a schermo, il gameplay passa al modo gara, dove è pressoché impossibile seguirle mentre scorrono. Il punto debole è la cuffia auricolare. Anche se funziona bene, ci vorrebbe un filo lungo. Karaoke Revolution è davvero una rivoluzione. Insieme a iToy, porta la PS2 nell'home entertainment. È semplice, divertente e vi farà venir voglia di cantare. Così vi guadagnerete una bella fetta di pubblico. A questo giocatore una stella. A Karaoke Revolution 4 stelle. Un'altra cosa che fa impazzire i giapponesi sono le automobili. C'è un videogioco, Gran Turismo 4, attesissimo proprio dai giocatori di tutto il mondo. Ma mentre gli europei e gli americani dovranno aspettare fine anno per vederlo, i giapponesi possono godere di una bella anteprima di questo gioco, Gran Turismo 4 Prologue. Se morite dalla voglia di provare il nuovo episodio di Gran Turismo e non vedete l'ora che la quarta edizione sbarchi sul mercato verso fine anno, un'anteprima allettante è attualmente in vendita in Giappone. Gran Turismo 4 Prologue presenta le principali modalità di guida, le auto e i tracciati protagonisti della tanto attesa versione integrale targata Polyphony Digital. La demo presenta 5 nuovi scenari, le strade di New York magistralmente riprodotte, i sentieri sterrati del Grand Canyon, una pittoresca città italiana e due piste da corsa tradizionali giapponesi. L'Arcade Mode prevede prove individuali a tempo sui due circuiti da rally, mentre negli altri scenari sfiderete piloti controllati dall'AI. Per migliorare le vostre capacità al volante, Prologue presenta una mod school per affinare la tecnica di guida. Superando la prova, potrete vincere l'auto utilizzata. In Prologue potrete conquistare ben 50 bolidi, un numero rispettabile per un simulatore di guida, ma un'inezia rispetto al parco auto della versione integrale che proporrà ben 500 vetture. Sony non ha ancora annunciato la data di distribuzione americana ed europea di Prologue,
ma se siete impazienti, non crediamo che avrete problemi di comprensione con la versione giapponese. Non c'è da stupirsi che la modalità multiplayer e online non siano supportate, ma questa anticipazione servirà da antipasto agli appassionati in attesa della versione integrale. Secondo noi vale 4 stelle. I giapponesi si stanno muovendo anche molto bene per quanto riguarda il film d'animazione. Dragon Blade ne è un esempio. Un esempio che sta utilizzando il keyframing, una nuova tecnologia, al posto del motion capture. La DCDC, società d'animazione di Hong Kong, spera di aprirsi la strada del cinema con Dragon Blade, la nuova pellicola realizzata con animazione computerizzata. Un team di 60 animatori lavora da 2 anni per fare in modo che i personaggi di questo videogioco di arti marziali prendano vita sullo schermo. Non vogliamo competere con i colossi di Hollywood come Pixar o DreamWorks. Vogliamo solo fare qualcosa di unico e insolito. Per questo abbiamo scelto Dragon Blade. È il primo film con grafica computerizzata in Hong Kong e forse in tutta l'Asia. La storia ruota intorno a un personaggio di nome Lang, un adolescente che sogna di impossessarsi della leggendaria Dragon Blade. Lo spettatore segue così le avventure di questo ragazzo che cerca di superare i propri limiti e gli ostacoli che incontra. L'intenzione era di produrre qualcosa che avesse come tema una particolarità di Hong Kong, cioè le arti marziali. Così è nata l'idea di realizzare Dragon Blade, la perfetta fusione delle arti marziali e dell'animazione basata sulla grafica computerizzata. L'animazione computerizzata è tutt'altro che semplice. Prima bisogna riprodurre l'azione dal vivo e poi trasportarla su computer. Produrre una pellicola con grafica computerizzata è come realizzare un film nel film. Prima si effettuano le riprese di ogni scena che successivamente vengono montate e passate agli animatori che le riproducono al computer. Abbiamo scelto appositamente di prendere le distanze dalla tecnica motion capture. Tutti i giochi con grafica computerizzata presenti sul mercato sono realizzati in motion capture e l'azione sembra piuttosto goffa e impacciata. Abbiamo risolto il problema utilizzando il keyframing. Abbiamo riunito da tutta la Cina i più grandi esperti di arti marziali. Li abbiamo ripresi mentre combattevano senza bastoni in modo che avessero libertà di movimento. Infine abbiamo consegnato i filmati ai più grandi animatori di Hong Kong, che hanno saputo realizzare il prodotto finale grazie al keyframing. Con il keyframing, gli animatori stabiliscono le posizioni chiave delle scene. Poi il computer riempie gli spazi vuoti. Questo è il sistema facciale. Con il sync del labiale diamo vita ai personaggi. Come potete vedere, riusciamo a controllare perfettamente il viso del personaggio, i movimenti delle sopracciglia e della bocca e le diverse espressioni facciali. Contrariamente alla tendenza del momento di trasformare i giochi in film, la DCDC ha in mente di fare della pellicola un videogame. Stiamo realizzando un franchise con Dragon Blade. Mettiamola così, è un film sulle arti marziali. Sarà perfetto come videogioco. È un periodo particolarmente proficuo per questo genere di attività. Molta gente è coinvolta nel settore, soprattutto a Hong Kong, dove è la prima volta che si produce un film con grafica computerizzata. Senza contare che questa città è il set ideale per un film sulle arti marziali. Vogliamo dare un'immagine diversa e più autentica di questa disciplina rispetto ad altre pellicole. Dragon Blade sarà sul grande schermo verso la fine dell'anno. Ma i giapponesi hanno anche inventato personaggi molto famosi, iniziando dall'idraulico Mario, protagonista di tantissimi videogiochi, tanto famoso che a Hollywood gli hanno dedicato una statua di cera. Mario è la prima icona nata dai videogiochi ammessa al Museo delle Cere di Hollywood.
il più noto personaggio di videogiochi al mondo, è entrato a far parte della nostra cultura e ancora una volta diventa una pietra miliare nella storia del settore. Mario è indiscutibilmente la star dei videogiochi e lo è da oltre 20 anni. Ha all'attivo oltre 67 apparizioni da protagonista e può quindi entrare a pieno titolo nel Museo delle Cere di Hollywood. I protagonisti di Matrix, Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, lasciano il posto all'idraulico italiano. Speriamo che Mario non debba presto scendere dal piedistallo. Ed è tutto per questa puntata speciale dedicata al Giappone. Io vi aspetto alla prossima puntata di Frame.